Ciao, sono Vertigo. Sto per presentarvi un nuovo appuntamento dell'Urban The Best qui su Radio Gibson dedicato alla nuova musica italiana. One Two Three Rec è il nome della recording session dal vivo tenutasi in Piazza Vittorio a Torino. Buon ascolto. Allora, un progetto che nasce grazie al Reset Festival, insieme a Radio Gibson, questa registrazione che stiamo facendo in questo istante andrà poi in onda anche sul web. E allora, dai, diamo un po' una presentazione del vostro stile. Uno stile rock, uno stile che arriva però grazie a delle contaminazioni ad essere ancora più interessante. Ma noi fondamentalmente ascoltiamo tutti quanti musica diversa. Chi ascolta un po' più rock, chi ascolta un po' più blues, chi ascolta un po' più l'alternative rock... C'è anche un'influenza jazz, però in certe minime parti. Quando devi mixare della roba insieme, saltano fuori certe cose. A noi piacciono, spero che piacciono. Che piacciono anche agli altri, certamente. Allora, il vostro nome non è stato scelto a caso. È un nome che arriva da una scelta anche grazie a quelle che sono le conoscenze del latino. Allora, magari vuoi darci qualche informazione su come mai avete scelto questo nome? Sicuramente il significato è dovuto all'idea che vogliamo esprimere nelle canzoni. Drum come strada, liber come libera. Una strada libera, una strada dove esprimere le proprie sensazioni, che non sono le nostre, ma spero siano quelle di tutti. Comunque l'esperienza si fa per strada e il percorso che noi compiamo spero sia una sensazione forte nell'esprimere proprio il concetto di libertà della persona, delle persone in generale. È la prima volta che suoniamo in acustico ed è la prima volta che ci troviamo in questa fantastica piazza di Torino. Benissimo, benissimo. Allora, infatti siamo proprio qua, in Piazza Vittorio, in quella piazza di Torino che si dice essere una delle più grandi e sicuramente una delle più importanti. Lo sfondo è quello storico della nostra bella città, il nostro fiume, e andremo ad ascoltare un po' di musica. Bene, ragazzi. Immagino le foglie che poi cadono. Immagino il tempo
E questa era Immagino Libero, sempre in compagnia con i Drum Libero, in questo primo appuntamento del 1-2-3 Rec. Allora, siamo in piazza Vittorio Torino per coloro che ci stanno ascoltando dal web. Infatti questa trasmissione poi andrà anche in onda su Radio Gibson e soprattutto andremo anche a sentire un po'. Allora, la data di nascita è a primavera del 2006, ok? Però il 2010 è stato un anno importante. Lo sottolineo io, perché tanto Beppo mi ha già fatto capire che non lo vuoi dire tu, allora lo dico io praticamente. Alle finali regionali dell'emergenza rock praticamente hai ricevuto all'Hiroshima Mon Amour il premio come miglior chitarrista della rassegna, è giusto? No, non so come sia possibile, comunque così è stato. È stato il primo premio musicale nella mia vita. Bene, bene. 2010 che però segna anche un altro appuntamento importante, ovvero la vincita nel settembre di quello che è Rock Targato Italia. Com'è andata? No, è andata decisamente bene, anche perché abbiamo raccolto questa vittoria che comunque è dovuta ai sudori di tutti quanti, perché è un impegno enorme suonare, però è una passione che mi libera, mi sfoga e comunque penso che anche loro abbiano questa sensazione, abbiano questa voglia e questa grinta che secondo me è stata riconosciuta in Rock Targato Italia, che va al di là di quanto sei tecnico, di quanto sei bravo, di quanto hai studiato o non studiato. Una vittoria che dà impulso ad andare avanti. Infatti, sottolineo quello che hai detto, perché sul vostro sito, proprio come frase introduttiva, c'è proprio questo messaggio che secondo me si va a collegare a quello che hai appena detto. Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento, poi dimentica tutto, sia della musica che sullo strumento, e suona come ti detta il tuo animo. È un po' questo il messaggio. Charlie Parker. Sì, però è sempre lo stesso messaggio insito nella parola Drum Libero, che è quello che vogliamo comunicare. E stasera comunque è proprio Drum Libero. Siamo per strada, stiamo suonando. È molto strano per noi, perché in sessione acustica io trovo molte difficoltà. È la prima volta che suono in acustico, quindi, però dà grande soddisfazione. Ed è difficile anche risponderti davanti a tutte queste persone che stanno pensando a chi è sto pirla, però. Beh, dai, allora diamo un po' qualche informazione su quello che sta volendo in pentola. So che c'è un progetto che sta prendendo vita. Sì, stiamo registrando un disco, ovviamente con i nostri mezzi. Questo disco include praticamente tutte le canzoni che stiamo suonando stasera. Nulla, sul nostro sito c'è scritta tutta la nostra vita. Io spesso lascio dei messaggi per far capire alle persone che noi andiamo avanti. Poi è chiaro, non si collega nessuno perché non ti conoscono. Però c'è una storia ed è importante che qualcuno un giorno la possa leggere. Perfetto, drumliber.it, questo è il loro sito. Poi attraverso il sito potete collegarvi al MySpace, potete collegarvi alla pagina su Facebook, così per poter approfondire la loro conoscenza. Andiamo nella parte conclusiva, ricordando che domenica prossima siamo di nuovo qui. Un ringraziamento ovviamente al Reset Festival, che ha messo in piedi tutto questo ambaradan. Un ringraziamento al Lab, che ci ha dato la possibilità di utilizzare questo spazio per essere qua vicino a voi. A Radio Gibson, che poi lascerà questo messaggio sul web ascoltando a tutti quanti. Grazie, continuiamo e andiamo in parte conclusiva. Loro sono i Drum Libero. Grazie a tutti. Yeah. Precisamente tu.
decisamente tu. E forse non essenzialmente tu, è la notte confidenzialmente blu. Cercare l'anima. Se non essenzialmente tu, ma un'altra, un'altra, meglio fossi tu. E vado dal barone in un gioco a dama, e bevo birra chiara in lattina. Io me ne frego, frego, e non penso a te. Avrei bisogno di un passaggio, ma conosco le coincidenze del 60 notturno. Io lo prendo sempre per venire da te. E forse non essenzialmente tu, è la notte confidenzialmente blu. Cercare l'anima. Grazie.